Gossip, ecco gli ospiti della 2 grado sfida tra Amici 17 e Ballando con le Stelle. Sabato 14 aprile andrà in onda il secondo faccia a faccia tra Amici 17 e Ballando con le Stelle, ecco chi sono gli ospiti d'onore dei due talent. Come andrà il secondo confronto tra Cancelletto Amici 17 e Cancelletto Ballando con le Stelle? Dopo la vittoria inaspettata del programma di Milly Carlucci sulla serata di debutto del serale di Canale 5, il Cancelletto Gossip ha svelato quelli che saranno gli ospiti di entrambi gli show sabato 14 aprile. Il talent sulla danza di Rai 1, ha scelto di puntare sul tenebroso Gabriel Garco, mentre Maria De Filippi ha inviato a duettare con i suoi ragazzi il rapper Gali e l'inossidabile Gianni Morandi, quali performance saranno più gradite dal pubblico? Maria De Filippi ci riprova, ad Amici arrivano Gali e Gianni Morandi. La prima puntata del serale di Amici 17 è andata di gran lunga al di sotto delle aspettative, oltre agli ascolti poco gratificanti che ha ricevuto la serata di debutto del talent, appena 3,9 milioni di spettatori e uno share del 20, sono le tante polemiche che sono nate tra i professori e alcuni allievi ad aver fatto storcere il naso al pubblico da casa. Dopo essere stata nettamente battuta da Milly Carlucci nel primo confronto stagionale tra il suo programma Alla ricerca del talento e Ballando con le Stelle, Maria De Filippi ha deciso di provare a riconquistare più gente possibile già a partire da sabato 14 aprile. Per la seconda diretta di questa edizione di Amici, dunque, la conduttrice ha scelto di lasciare invariato il tanto criticato meccanismo con cui si sfidano bianchi e blu e puntare su due ospiti molto diversi ma entrambi amatissimi. Come riportano tutti i siti di gossip in queste ore, dunque, saranno Gali e Gianni Morandi i due artisti che duetteranno con i ragazzi appartenenti ai team in gara. I due cantanti appena citati dovrebbero partecipare alla seconda fase del serale, quella in cui a decidere del destino delle esibizioni è il pubblico da casa attraverso il televoto. Una domanda attanaglia, però, i fan della trasmissione, chi sarà l'ospite della prima fase, quella in cui le due squadre al gran completo si mettono in mostra davanti alla commissione interna? In altre parole, chi prenderà il posto che una settimana fa è stato di Laura Pausini? Ballando con le Stelle, due possibili ritiri nella prossima puntata? Non solo Maria De Filippi ha scelto di puntare su ospiti apprezzatissimi dal pubblico per la puntata del suo talent di sabato 14 aprile, anche la rivale Milly Carlucci, dopo aver giocato la carta vincente di Albano e Romina Power, ha invitato un personaggio davvero molto amato dalla gente per la prossima diretta di Ballando con le Stelle. Sarà il tenebroso Gabriel Garco. Dunque, il ballerino per una notte che raccoglierà un punteggio che poi il direttore Sandro Maier regalerà ad una delle coppie gara, l'attore, che in questi anni è stato tante volte nei programmi della concorrenza, ha deciso di accettare l'invito della conduttrice di Rai 1 anche per mettere in mostra le sue qualità di danzatore. Durante la prossima puntata di Ballando, però, potrebbero esserci anche molti colpi di scena. Come raccontano i siti di gossip in questi giorni, sono ben due i concorrenti del talent ad essere a rischio, Francisco Porcella pare si sia infortunato e non si sa se riuscirà a recuperare in tempo per sabato, Giovanni Ciacci ha fatto sapere in TV che potrebbe ritirarsi dalla gara per la troppa pressione mediatica che riceve da quando ha iniziato l'avventura al fianco di Raimondo Todaro. Come andrà a finire il secondo confronto tra Amici 17 e Ballando con le Stelle? Saranno le esibizioni dei ragazzi di Canale 5 ad avere la meglio negli ascolti, oppure la spunteranno quelle dei VIP di Rai 1?